Anche Gianluca Vialli purtroppo ci ha lasciato troppo presto, a 58 anni. La prima cosa che mi viene da dire è che non si può morire così giovani. Gianluca era, come giocatore, un esempio raro, un esempio di abnegazione, di classe, di intuizione, di signorilità in campo, di lealtà. Di disponibilità nei confronti dei compagni, lo ha sempre dimostrato. Io l'ho incontrato parecchie volte da avversario, in un famoso derby, anzi il mio primo derby del 31 agosto del 1989, in un Genoa-Sampdoria, dove la Sampdoria vinse 1-0 su calcio di rigore proprio calciato da Gianluca, procurato dal sottoscritto, gli feci un fallo un po' così contraddittorio. Fatto sta che anche lui al termine della partita mi disse che forse aveva un po' esagerato, lealmente ammise questo di avere un po' esagerato nel cadere, però in realtà il fallo c'era, per cui ancora una volta dimostrò la sua grande cordialità e la sua signorilità, quella che ha sempre contraddistinto la sua vita, non solo da calciatore ma anche da uomo. Non è mai stato un mio compagno di squadra, di club, ma di nazionale sì. Ho avuto modo nel 1986, nei mondiali in Messico, di apprezzare la sua goliardia, la sua, come posso dire, disponibilità nel fare gruppo, e soprattutto la sua intelligenza, perché è un'intelligenza che non solo ha dimostrato in campo, ma anche fuori. Per cui quello che posso dire è riposa in pace Gianluca, ti riguarderò sempre con grande affetto.